Ciao. Reduce dall'Olimpiade invernale, Vedi? perché fuori c'è Oggi freddo. sì, oggi picchia parecchio, quindi sono bella imbottita, vestita. Quindi imbottita ma incoerente, perché alla fine sei vestita diversa dell'altro video. Sì. Infatti, ho deciso di cambiare look oggi, sì. Io ci sto Tu lavorando perché invece c'ho sei questa, rimasto però. abbastanza coerente perché mi ricordo quelle donzelle mascherate. Sì, che potrete vedere insieme a me, ovviamente, completamente Sulla nude sul mio profilo maglietta. OnlyFans, che ancora non esiste. Vabbè, dai, ce li hai qua i fans, no? Sì, ma non Olli. Ce Da oggi ancora di li più. hanno anche gli altri Infatti. YouTuber al momento. Io invece Olli ancora no. Allora, Ok. partiamo subito con fragranze a caso, il format preferito dagli italiani che amano Mary Sue. I poteri forti hanno provato a fermarci, ma non questa volta. Profumi, sarcasmo, canale tecnico. Gna gna abilità. Fragranze a caso. Chissà cosa mi faranno usare oggi. Questo mi ha impressionato molto la prima volta che l'ho sentito. Particolare. Cosa c'è qui? È Si chiama Medieval di Enrico Buccella pepato. e vuole ricordare Il appunto, medioevo. sì, queste spade medievali. Lui è fissato con i guerrieri templari, quindi queste storie di guerra. C'è il pepe rosa. Tanto pepe rosa. Però È sicuramente una non fragranza. riesco a riconoscere altre note. Sicuramente, vabbè, legnoso. Santi. Speziatissimo, un Speziatissimo, accordo di metallo, se non ricordo. particolare, una fragranza abbastanza unica, ecco. Un odore difficilmente sentito, quindi già per questo è promosso. Non mi fa impazzire, non è il mio genere. Non mi metterei, non vedrei addosso ad un uomo, però ne riconosco il merito della sua esclusività. Medieval di Enrico Buccella, un vero fenomeno che ho scoperto ultimamente. Sei. Io già do il voto, ecco, Ah, perché no? stiamo parlando già di gnagna? Perché negli altri video mi hai detto di dare il voto, quindi io dico Fai sei. bene, perché questo è il canale servizio pubblico, ma anche monotema. Sei, però, sempre per gusto personale. Proprio per quel discorso esclusività, veramente si merita un 8. Questo. Siamo a Roma, profumo Roma. Bello. E questa è una vaniglia, ovviamente, si sente tanto la vaniglia, però anche questa non è la mia vaniglia preferita, ecco. Cioè, non è. Tra le vaniglie non è quella che mi fa impazzire di più, però un bel profumo. Fatto bene. Si sente Sente tanto. forte anche. È forte, È un sì. È profumo un Roma. Nella forte, sì, è molto forte. abilità? Per essere una vaniglia, 7, non di più. Va bene. Quindi The Queen of Vanilla ha parlato. Ci sono vaniglie migliori per me. Che profumo 7. è? Vanitas di Profumum Ah, Roma. ecco, Vanitas. Caruccio. Adesso Enrico Buccella nuovamente, perché mi ha stregato come brand Peau Bellissimo. d'Ange. Artista fantastico. Allora, questo è bellissimo. Sono d'accordo. Cioè, è stupendo, è veramente un profumo gnagnabile. Questo tanto tanto Uno perché dei migliori profumi allora che ho sentito negli ultimi anni. anch'io e io su queste vibes proprio riconosco il naso, ho latte e biscotti che infatti ha il suo DNA, ecco, diciamo, è diverso, ma ha il suo DNA. È bellissimo, è delicato. È dolce, è sobrio, è elegante, Cioè, paradossalmente anche da è ufficio. muschiato, Biscotto da sì, è ufficio. un biscotto da ufficio, bravo, perché latte e biscotti, quello che ho io, è molto più gourmand, questo qua invece è più elegante.
Bello, bello, bello. Vedi, mi hai fatto conoscere un altro profumo e significa che la prossima volta Mirko mi regalerà questo profumo che si chiama... Peau d'Ange. Vedi, anche il nome è perfetto, Peau d'Ange, pelle di angelo, stupendo. E adesso Non mi hai parliamo. detto il voto comunque, vabbè, perché Vabbè. ovviamente sta dimenticando a lungo andare. Tra l'altro esiste pure un Mirko. flanker di questo profumo che si chiama Gianfranco d'Ange. Però non ha avuto il Allora, credito che avrebbe meritato, a diciamo. questo do 8,5. Pensavo di più, comunque. Te l'ho detto, non voglio esagerare, però no, vabbè, 8,5 a 9 se li merita. Questo che cos'è? Un altro? Ne hai spruzzato Un qua? altro, sì. Non Non mi piace per niente. ti piace? A me piace tanto. Però non è Cioè, proprio il tuo genere allora, per questo qua nulla questo. praticamente Ipazia si chiama. sembra tipo sulle vibe di Abanita, di Molinar, sembra un profumo degli anni 30, ecco. C'è tanto muschio di quercia Ma qua. tu sai quanto si negli anni 30? E Sì, ok. quanto. No, per quanti Però altri c'erano in giro? negli anni 30 si faceva, ok, ma con altri odori. Adesso se ti metti un odore di questo non è come gli anni 30, capito? Sì. Vabbè che Adesso così... comunque stiamo ritornando su quelle vibes lì, andando in giro per Cioè, Roma, ho visto certe è scritte un in po' giro. repellente. No, no, vabbè, dai, non è il mio genere. Qua c'è sicuramente muschio. Di quercia, perché il muschio bianco mi piace e qualche fiore, boh, forse c'è un po' di tuberosa, non so, sento un po' di tuberosa, Non lo no? so, io ho questa tendenza a non ricordare le note, ma a ricordare l'emozione che mi dà. E Sì, no, so vabbè, anch'io che. Però è comunque volevo un importante, cioè se lo attimo, devo. Cioè. è comunque il È una classico, paraculata mia. si sente il DNA di molti profumi un po' più retro. Tipo Chanel numero 19, eccetera. No, Sì. Questo è ancora più retro, tipo. questo è bello però. Cavolo, questo è bello. Qua, vedi, non riesco a indovinare niente. Qua c'è sicuramente una nota busi. Assenzio. Infatti, ho detto una nota busi, sicuro. Però, bello. Questo è Cattivo. bello. E questa è bella, sai. Bello su uomo e su donna. Questo sì, è perfetto unisex. Qua è tanto alcolico. È come se praticamente si fosse rovesciata addosso una bottiglia di... No, di non tanto assenzio, anche rum. Bello, bellissimo. C'è anche il dattero, c'è il tocco dolce. O caramello, non so, Il qualcosa di tocco dolce. dolce c'è sempre. Stupendo, questo è... Bello. Sul genere... Ambrato, tipo, non so, mi ricorda anche il Farah di Brecourt, quel genere là. Dolcelli, Vedete che personaggi di un sì, certo allora. calibro vi porta, che conoscono Brocò, poi Buccella, già alcuni li Bello, 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 conoscevi. bello questo profumo. Cioè, non è che Un stiamo bel busi, qua a. come genere, certo, non stiamo a scherzare. Perché spesso viene detto, ah, odoriamolo con Mirko, ah, nessuno va da Kevin Finetto all'ex parfum, a me odoriamola con Mirko viene sempre visto un po' come un canale scherzoso, mentre invece io porto Gente seria. Brecu. gente che conosce Bruco, Buccella, chi conosce Bruco? Infatti lei conosce Bruco, io No, non no. conosco né la pronuncia Vabbè, né la dai, fragranza. conosciamo... Bello, Trans di bello. Schwarzlose Trans. Berlin. Trans. Infatti, è un profumo che veramente fa andare in trance. Bello. Pensavo un profumo per trans, però. No, 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 no. in realtà per tutti, quindi anche per Ok. trans. Diciamo che il titolo è enigmatico. Sì. A libera interpretazione, o per trance o che porta in trance, no? Oppure per tipo pesci vendoli, perché trancio può essere anche trancio di pesce. Sì, è il mondo della profumeria artistica questo, diciamo. Pesci vendoli, ok, che Ovviamente, amano profumarsi. sì, che vanno a Che vendere a non vogliono, Cannavacciuolo. diciamo per pescivendoli che non vogliono odorare solo Di di baccalà, stoccafisso. esatto. Così tanto divertimento per così pochi soldi. Non Pensate, solo siamo un like. maliziosi noi, per No, nulla. no, no, no. Se volete vedere contenuti non maliziosi su queste piattaforme, iscrivetevi al canale e seguite Mary Silva dove? Su Instagram. Su Instagram. Per adesso su Instagram.
Tutto Fra su. poco su YouTube, dai, Fra poco su YouTube. Ah, se ora sì. continuo così con te facciamo un canale insieme, solo nostro, dove pubblichiamo i video solo io Solo e nostro? te. Ok? Mirko e Vabbè. Mary, Se, pa oppure se paghi, sì. I poteri forti hanno provato a fermarci, ma non questa volta. Profumi, sarcasmo, canale tecnico, possibility, profumi. Sarcasmo, canale tecnico, possibility. Gna gna bilicia.